Buonasera a tutti, benvenuti al Chiostro di Navigli, secondo appuntamento della nostra stagione di approfondimenti per questa prima parte dell'anno. Siamo qui, ci fa molto piacere, con Renzo Martinelli e Francesca Garolla per uno spettacolo che è Tu es libre, che è in scena al Teatro Studio, ma soprattutto con un senso più importante. Che è quello di dare, anche se pur piccolo, uno spazio a un teatro importante come Teatro I, che come tante altre sale a Milano e in Italia, in Europa e nel mondo direi, e come tante altre realtà culturali, subisce con particolare violenza e durezza l'onda, la conseguenza delle norme, delle disposizioni sanitarie per affrontare l'emergenza epidemiologica. E io partirei proprio da questo, perché ovviamente poi arriveremo sia con Renzo che con Francesca allo spettacolo, perché naturalmente questo è anche l'obiettivo dei nostri incontri qui al Chiostro, però visto che parlavamo di elefanti wittgensteiniani prima, però c'è anche un elefante grande nelle stanze dei teatranti, ma degli italiani e di tutti noi, che è questa emergenza epidemiologica, è questo problema grande che abbiamo e che noi viviamo anche nella restrizione. Vedi bene che anche qui, anche noi siamo pochi, abbiamo però una diretta Facebook e saluto anche le persone che spero ci stiano seguendo per allargare un po' la nostra platea. Per cui io vorrei partire, scusami, da Teatro I. Qual è la situazione del teatro adesso? Dunque, Teatro I in questo momento è chiuso per tanti motivi, non per l'affluenza del pubblico, e quindi per non farla lunga, noi stiamo tenendo chiuso perché fondamentalmente su 7 dipendenti solo 3 in cassa integrazione e di quei 3 hanno preso solo una mensilità, cioè solo un 600 euro. Quindi questo è un motivo fondamentale. Per essere sintetico, mi viene sempre in mente una canzone di Tricarico che dice: la situazione politica non è buona e anche quella del mio lavandino non è tanto buona. Questo è un motivo fondamentale, insomma. Detto questo, poi ci sono le restrizioni, le norme più che giuste, che ovviamente riguardano anche direttamente l'affluenza del pubblico. Detto questo, stiamo cercando sia con le compagnie, cioè Teatro I ospita anche compagnie, non è che ci lavoro solo io, insomma. Quindi mi stavo riferendo ovviamente al quadro interno. E detto questo, quindi in questo momento stiamo aspettando. Poi siamo onorati di essere su un palcoscenico così importante come uno spettacolo scritto da Francesca, che è da tanti anni con cui collaboriamo, e questo, insomma, il bicchiere del tartino ci regala questa opportunità. E noi siamo molto contenti di avervi in questa prima parte della stagione, ospiti con uno spettacolo che ha un valore simbolico e una densità di significati notevolissima. Poi Francesca approfondiremo il testo che ha anche una genetica interessante e appunto poi parte di una trilogia, quindi magari voglia poi di raccontarci. Noi Renzo ti abbiamo tra l'altro ospitato l'ultima volta e anche prodotto, mi sembra, con un bellissimo lavoro Blondie con Federica Trafracassi, il protagonista, anche quello mi sembra fosse parte di una trilogia, o ricordo male. Innamorate dello spavento, 3 donne innamorate di Hitler. 3 donne innamorate dello spavento. Qui abbiamo un altro spavento. Perché, come forse avrete letto, questo testo ha un aggancio con una contemporaneità difficile e violentissima, che è il fenomeno dei foreign fighters, cioè sostanzialmente in Italia anche abbiamo avuto molti giovani e anche giovani che hanno lasciato il paese per andare a combattere in Siria. In Francia il testo è stato concepito, mi sembra di aver letto, se ho letto bene, a Avignon e comunque attraverso una serie di reti di promozione della scrittura francese. In Francia nel 16-17, prima degli attentati di Nizza, e insomma comunque in risonanza con momenti particolarmente violenti, sicuramente quel tipo di vissuto è stato ancora più condiviso. Però ecco, questo è un dato di partenza del testo. Il testo è molto più complesso, Renzo, Sì, come poi dicevamo prima. entrerà Francesca, sicuramente Garola, l'autrice, sicuramente più nel dettaglio.
Diciamo che hai toccato due argomenti rispolverando Blondi, che era di Sgorbani ovviamente, ma Francesca è l'autrice, insomma, è 15 anni che è con noi, abbiamo fatto tanti lavori, compreso il Camus, che è stato riscritto, insomma. Quindi gli argomenti importanti sono due. Il teatro è sempre in movimento e noi da sempre, compreso Blondi che menzionavi tu, la lingua, la drammaturgia, insomma, come combini la questione del mero testo, è sempre stato per noi un argomento fondamentale. E da sempre. E quindi Francesca praticamente ha iniziato, e non è il suo primo testo, ha iniziato un argomento su quanta libertà potevamo concedere agli altri per parlare di libertà, e ha toccato dei punti parossistici ovviamente. L'altra questione importante è quella della lingua, cioè come ha strutturato questo passaggio. Quindi c'è un dato molto importante, che è un dato più narrativo, più cronachistico. E quello che menzionavi tu, per esempio, su Wittgenstein, è proprio l'argomento, visto che l'autrice è in scena e quindi combina un gioco tra quello che racconta, il perché questa ragazzina che si chiama Nair ha scelto di arrivare ad una decisione così importante, con degli inserti che hanno più un argomento teologico, se vuoi, filosofico. Quindi nella prima lettura del testo ero particolarmente colpito per come è strutturato l'impianto. Ovviamente creavo un problema di messa in scena. L'esperimento era stato fatto da Vignone sia in francese che in italiano, era una visione sparsa ovviamente, e ci ha dato un po' la misura di quello che poi fondamentalmente è diventato lo spettacolo. Per noi è una materia unica, no? Cioè lei ovviamente è autonoma autoralmente, però è una materia unica, cioè dalla scrittura eventualmente alla messa in scena. E lì è stato il primo granello che ha fatto pensare poi a quello che è nello spettacolo. Prima di entrare nei temi e nelle forme dello spettacolo, la forma è molto interessante e come dicevi, poi chi ha visto lo spettacolo lo sa, esiste la funzione dell'autrice in scena, ma l'idea di avere Francesca in scena l'avete avuta da subito, e questo, vedendovi l'altra sera in teatro, mi è venuta questa curiosità se fosse stata una tua idea o Francesca si fosse già proiettata comunque anche come attrice, comunque come se stessa in una dimensione naturale. C'era una necessità forte, no? Io inizialmente non ero molto d'accordo, però c'era una necessità forte che partiva da lei, e visto che tutto cioè non è un deus ex machina nella scena, lei ha una funzione proprio, visto che c'è anche la mamma, Viola Graziosi e gli altri attori, ha proprio una funzione che in letteratura si chiama autore omodiegetico, cioè la storia la conosce, quindi in qualche modo interviene con questi inserti che dicevo prima, ma non sa perché neanche lei. E visto che l'apice dello spettacolo è quella di portare papà a un certo punto dello spettacolo, chiede all'autrice perché l'abbia fatto, e l'autrice è costretta a dirlo. Quindi io non ero molto convinto, ma questa è stata una motivazione forte. Diciamo che lei era entrata in scena appena arrivata a Teatro Rig 15 anni fa, anche in un altro spettacolo di Berna, che faceva la sordomuta, però non aveva niente da dire. Quella punta lì è stata la forza che mi ha fatto cambiare idea. In effetti, ovviamente, il perché poteva risponderne solo lei. Sì, uno degli aspetti molto interessanti e appunto anche uno dei punti, immagino, registici più complessi da gestire di questo testo, sono molti, perché comunque Francesca lavora su un doppio tempo, questo tempo teologico sospeso, quindi sono varie zone, diciamo, narrative o drammaturgico di racconto, vari piani in cui anche gli attori sono sempre chiamati a un dentro e a un fuori, tempi, azioni che si separano, e quindi insomma tanti quesiti e tanti nodi da sciogliere dal punto di vista registico. Dal backstage, sì, tanti nodi, però il lavoro è fatto di questa complessità, se vuoi. Il motivo è che io penso sempre che tutto sia contenuto nel testo. Allora, il dato narrativo è che Aner, che la mamma dice all'inizio, chi è Aner? Aner non è qui. E il dato narrativo è la pone 2 anni prima.
Però Francesca nel testo scriveva ieri e oggi, e quindi ho cominciato a dire sono due tempi vicini. Il motivo invece più poetico è che, per come ha usato la lingua lei, per me era un unico flusso. Da lì, se vuoi, la complicazione, ma non è così, non è che lo spettatore deve avere le note del biglietto delle istruzioni. Noi vediamo contemporaneamente due tempi. Infatti lo spettatore entra in un flusso. Io appunto faccio questa annotazione perché, avendo letto il testo, il copione, ho ovviamente di fronte, però comunque lo spettatore entra in un flusso, però appunto sono poi i segni di regia che fanno ben percepire il lavoro degli attori e tutti i segni che avete utilizzato che fanno ben percepire lo ieri e oggi, e poi questa zona franca, poetico-teologica, appunto anche i livelli linguistici sono differenti e spostano diciamo questo testo dalla cronaca e lo riproiettano in una dimensione assolutamente simbolica. Ecco, prima parlavamo di uno dei temi, perché ovviamente c'è questa superficie che ci aggancia a un oggi o a uno ieri molto prossimo, un fenomeno molto specifico legato appunto ai foreign fighters, però il grande tema non è questo, il tema è appunto la libertà, che tu hai declinato, poi ne parleremo, Francesca, in tre dimensioni. Questa libertà assoluta, cioè che cos'è la libertà assoluta? Ecco, la libertà è un tema su cui anche noi oggi, cioè quando tu hai iniziato a lavorarci probabilmente pensavi ad altri aspetti. Come l'hai vissuta adesso questa ripresa dello spettacolo? A parte, penso, anche problemi tecnici di riallestimento nello spazio nostro, ma anche tecnici dovuti a queste norme che dobbiamo vivere. Come lo pensi oggi? Sarebbe un discorso molto complicato, però su un punto l'attualità di questo lavoro, ovviamente, come dire, noi viviamo in una democrazia, quindi come prima c'era al centro la questione del foreign fighter e questa ragazzina si unisce a Daesh, c'è un tema che è ancora più attuale, che è appunto la libertà che tu concedi all'altro. Cioè, di che libertà stiamo parlando? Se io non sono in grado, per esempio, quello riguarda la vita sociale di tutti i giorni, no? Riguarda molto una lettura, e artisticamente, dal mio punto di vista, come la scena è trasfigurata, anche i temi l'arte si può permettere di affrontare, quindi anche forse sul tema della democrazia, per essere puntuali oggi. E c'è un reparto, come dire, di confronto quotidiano con Francesca da tanti anni, no? Posso fare degli esempi anche sulla storia. Noi siamo convinti, almeno io, quantomeno poi Francesca risponde per lei, che per esempio una delle battute più importanti per me della madre è che lei continua a cercare la verità. Ma la verità non esiste, esiste le verità, esiste la realtà. Come le tante verità, a me certe volte viene in mente, non so, storicamente parlando, dei Savoia, dei Borboni, no? Noi li rileggiamo oggi con un dato storico e nuovamente ti confronti con le verità. Ecco, diciamo che l'attualità del testo, attraverso l'urgenza, probabilmente di Francesca, di scriverlo attraverso dei temi, quando ha iniziato il progetto, la scrittura, adesso andrà avanti con questo tema, se non sbaglio, sulla libertà imposta, poi non mi ricordo. Lo stai scrivendo subito adesso quando vai a Parigi. Questi dati qui sono per esempio di una rilettura storica che noi oggi siamo agevolati dai libri, ma da quello esce, la verità non esiste. Ovvio che la mamma, virgolette, il personaggio della mamma cerca la verità, ma la verità non c'è. Esiste la domanda, che poi lei risponde in scena, del perché eventualmente. Allora, questa è la qualità del testo, che non ha esattamente la questione, cioè non punge sul fatto del foreign fighter, della scelta, punge su un'urgenza di analisi. In questo senso l'arte, ma la pittura, la letteratura, sposta l'orizzonte della questione, e se non lo sposta, io dico, è uno spettacolo di intrattenimento, giusto, va bene. Altra cosa è provare a sondare, come dire, delle temperature diverse, che esistono in tutti i dati, anche quelli storici, insomma. Molto riconosciuti. Infatti questo doppio binario verità, libertà si pone in vari momenti dello spettacolo, del testo dello spettacolo, attraverso le voci di coloro che
che inquadrano la storia di Aner, di questa fanciulla appunto con un nome così trasparente e legato a un... Poi ne parliamo, Francesca, con te, che mi sembra un tema più da autrice molto interessante, un intertesto che ci porta all'Iliade e al tema della guerra, che è un altro grande tema. Insomma, un testo con tantissimi temi potenti e tutti degnissimi di approfondimento e molto interessanti, che penso che gli spettatori, ognuno per la propria esperienza, recupereranno magari... Ma non so se tutti hanno visto lo spettacolo, no? Non penso. Sì. Ah, bene, quindi poi... Perché è molto semplice, cioè sembra complicatissimo, ma è molto semplice. Esatto, ci sono... Cinque ruoli vengono continuamente richiesti alla deposizione, due anni dopo, quindi nell'oggi, come sempre succede se un familiare è partito per la Siria o del genere, insomma. E noi vediamo, conosciamo questa Aner, che non è importante che sia esattamente lei, due anni prima attraverso la mamma e il papà, che sono due anni dopo interrogati. Quindi l'unica figura che rimane due anni prima, perché non c'è stata più, è Aner. Gli altri vivono due tempi e l'autrice praticamente ogni tanto ha qualcosa da dire rispetto a quello che aspetta. Quindi no, perché non vorrei che... parlando così diventi difficile, no? Anche perché è molto semplice. No, infatti, è molto semplice ed è molto interessante, perché il gioco teatrale è molto forte, perché ogni sguardo è un punto di vista, in fondo la base della drammaturgia è trovare un punto di vista, diciamo che ce ne sono un po'. Tanto per senza timore di autocensura, è la forma che è interessante, poi come diceva Michelangelo, sai il colore, lo metti, quindi quella forma lì, poi dopo, ovvio, bisogna avere certo. Il mestiere, per, certo. Però detto questo, il disegno è semplice. Sì, è un dispositivo davvero, davvero interessante, quindi verità e libertà sono due delle piste da seguire per chi non ha ancora visto lo spettacolo, e poi la struttura che sicuramente... è interessante lo spazio. Ecco, ti faccio una domanda prima di passare magari a Francesca, poi se mai riscambiarci se possiamo, perché non so se abbiamo dei vincoli anche su due ore, se ci sediamo, forse no. Lo spazio, come hai lavorato sullo spazio, in particolare venendo al teatro studio, che ha una sua morfologia particolare? Quando funziona il dispositivo, come l'hai chiamato tu, funziona, deve vincere tutti gli spazi. Come Blondie è nato al piccolo e in teoria doveva unirsi una trilogia, quindi avevamo usato tutto, ma l'anno scorso l'abbiamo portato al teatro lì, che insomma, il palco è 10x10, insomma. Lo stesso è stato Due Libre, al contrario ovviamente, quindi se c'è un'idea giusta, come prima dicevo, tutto si evince dal testo, magari anche consapevolmente l'autore scrive ieri oggi, dico, sono due tempi vicini, no? E lo stesso, al contrario, è stato Due Libri, nel senso, è nato in uno spazio, non avevamo tutto questo retroscena, e l'autrice era sul palcoscenico, quindi da quella matrice lì praticamente lo studio permette molto di far funzionare il disegno, appunto la forma del disegno. Diciamo che abbiamo un po' forse lavorato sul distanziamento e quindi mettendo un po' in croce gli attori per cercare alcune scene, abbiamo dovuto allargarle, ma allargarle di distanziamento sociale, che è un termine che odio, comunque insomma, abbiamo dovuto darci un po' di spazio. Beh, devo dire che da spettatrice questo aspetto, che è funzionale alla situazione che stiamo vivendo, non era percepibile, per cui avete fatto un ottimo lavoro di camuffamento della necessità, perché è vero che, come di molti tuoi colleghi amano ripetere, il limite sviluppa la creatività, però insomma, anche tornando... È stata una bella sfida, quando addirittura Escobar non aveva ancora stato buttato giù, e nel decidere di portare uno spettacolo con sei corpi in scena, insomma, è stata una sfida. Abbiamo fatto un po' di perdita di tempo per modificare le relazioni con gli attori, però insomma, se non l'hai notato, sono felice. Assolutamente, ho pensato a una trasformazione naturalmente della regia, un adattamento, perché il teatro studio ovviamente impone a chiunque ci passi, come tu ben sai, un ridisegno delle dinamiche nello spazio, però
che ci sia un accorgimento, l'ho immaginato visto i tempi, però non si percepisce tutto assolutamente armonico e funzionale, soprattutto al racconto. Francesca, io ti farei delle domande adesso, se vuoi portatelo dietro, perché poi magari, non so, facciamo questo piccolo gioco di cambiamento. Innanzitutto benvenuta. Grazie. Al chiostro. Allora, la domanda da cui partirei innanzitutto, vabbè, complimenti per questa tua dimensione di attrice, perché non è solo il tuo sguardo, ma tu ti metti in gioco dal punto di vista fisico e attoriale in questo dispositivo di racconto che appunto è apparentemente complesso, molto più semplice da vedere, ma sicuramente richiede molto impegno per gli artisti in scena e per te in particolare, perché effettivamente tu sì, sei un demiurgo, sei una lettrice privilegiata, una spettatrice privilegiata di questo gioco, ne sei l'autrice, ma ti rivolgi anche al pubblico, quindi hai veramente questa, sei una specie di membrana semipermeabile da cui passano le cose da un lato e dall'altro, quindi un'esperienza penso interessante anche per il tuo lavoro di scrittura. Sì, molto. Il motivo per cui ho messo in scena l'autrice, e poi, vabbè, poi mi sono anche messa in scena, perché io sono l'autrice in scena, è stato il fatto che mi interessava appunto mettere sul campo una figura che facesse da ponte tra lo spettacolo e lo spettatore, sostanzialmente, fisicamente, perché, e che in qualche modo infrangesse la quarta parete tra i personaggi del testo e appunto chi vede lo spettacolo. Perché, come accennavi giustamente tu e come ha detto anche Renzo, alla base di questo testo c'è la ricerca di un perché, di una motivazione a una scelta che è incredibile e per certi versi anche inaccettabile. E io ci tenevo particolarmente che questa indagine non riguardasse, come dire, solo i personaggi del testo, ma andasse a interrogare per primi gli spettatori. Quindi mi sembrava significativo mettere, diciamo, è stato rivoluzionario nel processo di scrittura pensare a un certo punto di inserire l'autore nel testo, per prima cosa perché dichiara la finzione teatrale, ovviamente, l'autore in un testo, e in seconda istanza perché mi è sembrato anche un modo per assumermi una responsabilità rispetto a quello che stavo dicendo, al tema che stavo affrontando, cioè, come dire, è un tema che non riguarda solo la finzione, ma riguarda anche il reale e la realtà, sono partita da lì. Poi perché mi ci sono messa io? È un testo autonomo, cioè si può anche leggere, infatti è pubblicato per Cupress e non, come dire, non è necessario che ci sia io a dare delle spiegazioni quando viene letto. E chiunque in realtà potrebbe interpretare il ruolo dell'autore, tant'è che quando c'è stata la mise en espace durante il Festival d'Avignone ovviamente non l'ho fatto io in francese. Perché non sono bilingue, non sarei in grado, per cui un personaggio come gli altri, cioè un personaggio autonomo nella rappresentazione che ne abbiamo fatto noi, a parte il fatto che lavoriamo da tanti anni insieme, per me era particolarmente interessante esserci perché come dire, sembra una cosa banale ma non lo è tanto, perché sarebbe stato molto difficile spiegare che cosa intendevo fare con quell'autore in scena, perché non è un autore, per chi l'ha visto l'ha già scoperto, chi non l'ha visto lo scoprirà, non è un autore che parla concretamente, cioè che spiega lo spettacolo, è un autore che anzi porta un livello di metafora e di riflessione all'interno del testo, di racconto proprio, di immaginazione alternativa agli accadimenti che ci sono. Per cui è una cosa particolare e quindi, diciamo, ho detto come prima sperimentazione voglio esserci io, poi la seconda, la terza, la quarta, poi puoi concedere il tuo ruolo, speriamo che il testo sia molto rappresentato in Italia, in Francia, eccetera, e che il tuo ruolo venga poi sostenuto da un'attrice com'è nel gioco del teatro. Infatti prima con Renzo citavamo proprio, io mi sono segnata delle battute dal tuo testo e a un certo punto, cioè dopo questo momento Wittgenstein, la battuta, la questione non è empirica ma è metaforica, e io quando sono uscita ho detto beh, insomma qui effettivamente è una grande questione metaforica, no? Perché
ovviamente la dimensione di cronaca è superata anche da questi sbalzi linguistici, no? Per cui tu hai inserito nella tua parte prevalentemente, ma anche in alcuni momenti, poi naturalmente rilevate dalla regia, nei momenti diciamo dei personaggi che guardano alla storia di Aner, una dimensione poetica, una dimensione, come diceva Renzo, teologica. Hai diviso i tempi, hai visto, cioè hai inquadrato il testo da punti di vista anche linguistici diversi. Uno dei temi, delle forme che tu inserisci, parlavo prima un po' di intertestualità, è l'Iliade. Sì. Questa ragazza ha un nome trasparente, che viene spiegato per chi non avesse il pezzo della mitologia e soprattutto anche dell'etimologia dal greco, legge l'Iliade e fa riferimento anche in un gioco molto affettuoso con suo padre e con sua madre a questo libro. Perché hai scelto proprio l'Iliade, per il tema della guerra o per altri motivi? Allora, la ragione base è che l'Iliade rappresenta comunque un ponte tra due culture, nel senso che è la guerra tra i troiani e gli achei, e come faccio a dire ad Aner, che è la protagonista del testo, a un certo punto presumibilmente Troia era in Turchia e la Grecia si affacciava alla nostra Europa sostanzialmente, per cui intanto è un testo che appunto direi forse per primo mette un ponte culturale. Da un altro punto di vista è un riferimento della cultura occidentale classica, che è stato comunque il riferimento del mio testo, nel senso che io non parlo di una cultura che non conosco. Il punto di vista che io metto nel testo è un punto di vista occidentale, legato alla nostra cultura, legato in parte alla nostra religione, ma in effetti io parlo anche molto poco di religione, non parlo quasi mai, anzi direi che non ne parlo, di una conversione religiosa di Aner, per cui io cercavo un riferimento laico, tra virgolette. Inoltre l'Iliade ha questa caratteristica di avere, come spesso accade nelle guerre, però in questo caso specifico ha degli invasori e degli invasi, e dei buoni e dei cattivi, cioè fatta con tutte le regole, diciamo, sia della narrazione del conflitto sia del conflitto stesso. E quindi mi interessava come parallelismo rispetto al fatto che noi tendenzialmente cerchiamo di prendere parte, cioè di dire questi sono i buoni, questi sono i cattivi. Allontanandomi da una guerra contemporanea e prendendo come riferimento una guerra classica, che è quella dell'Iliade, mi era più facile dire ma chi sono i buoni e chi sono i cattivi, perché è anche questo un tema. Poi è un riferimento letterario, come dico io, per la scrittura del testo, diventa anche più che un riferimento, come potrei dire, un meccanismo drammaturgico all'interno del testo, perché comunque appunto Aner si chiama così perché i suoi genitori amano particolarmente l'Iliade e l'hanno chiamata ispirandosi ad Andromaca, il cui nome significa, deriva appunto da Aner Andros, uomo, peraltro uomo maschio, perché non è l'uomo come essere umano, Aner Andros, e Maché, che significa battaglia. Cosa molto peculiare, perché Andromaca nell'Iliade non è una figura che fa la guerra, è una figura che assiste alla guerra sostanzialmente. E quindi diciamo la protagonista è anche segnata da questo nome da combattente, per cui i livelli dell'Iliade sono effettivamente molti. Io amo, e l'ho sempre fatto, inserire dei riferimenti classici all'interno dei testi a diversi livelli. Un livello può essere un livello strutturale, può essere un livello metaforico, può essere un livello di ispirazione, ma amo farlo perché mi aiuta molto a universalizzare il tema che affronto e quindi in questo caso a distanziarmi dall'aspetto puramente cronachistico del terrorismo islamico o comunque appunto del tema dei foreign fighter, da l'Iliade. Tornerei al tema della libertà, che appunto, come diceva Renzo, è centrale, che poi è il tema che scorre in questa tua trilogia. Io ho letto una tua dichiarazione che mi ha molto colpito,
che ha a che fare con un laboratorio per ragazzi che tu hai fatto, sì. Dove tu hai posto il tema della libertà ai ragazzi, e questi ragazzi, penso adolescenti, ti hanno detto, cioè, rispetto al ruolo dei genitori, che cosa vorresti che facessero i tuoi genitori, penso sempre valutando il tema della libertà ai giovani, il rapporto con i genitori, vorrei che i miei genitori mi dicessero cosa fare. È interessante questa cosa, è molto interessante. Sì, è un laboratorio che ho fatto ormai 10 anni fa, quindi insomma è passato, sì, del tempo. Spero magari questi adesso dicono diverso. No, non lo so, però diciamo che quando avevano 16-17 anni pensavano questo. E la cosa mi aveva fatto particolarmente impressione perché erano tutti figli di una generazione che aveva combattuto per essere particolarmente libera. Cioè una generazione che aveva, i loro genitori avevano fatto, se non gli anni 60, gli anni 70. E quindi questa cosa, questo effetto rebound di questi ragazzi mi colpiva particolarmente, cioè il fatto che loro chiedessero un limite alla loro libertà, come dire, dei confini in cui muoversi con maggiore sicurezza. Ed è un tema appunto che mi, diciamo, il tema della libertà mi interessa attraverso diversi punti di vista. Per quello che riguarda questo testo, quei libri, io indago una libertà che non è, che è assoluta, nel senso che non si interroga nemmeno sulle conseguenze di quella libertà, cioè la libertà di scegliere. Io parlo sostanzialmente della libertà di scegliere. Potenzialmente ciascuno di noi può fare quello che vuole, potenzialmente ovviamente, perché ci sono delle punizioni nel caso non si possano fare delle cose, c'è il tema della responsabilità, ma mi fermo un passo prima rispetto a questo. Poi mi interessa da un altro punto di vista, cioè che cosa significa rinunciare alla propria libertà. Cioè quando qualcuno consapevolmente, senza nessun tipo di obbligo, decide di rinunciare appunto a essere libero, a rimanere in una situazione di costrizione o qualcosa di questo tipo. E infine indagherò anche il tema della responsabilità, diciamo, un altro testo che andrò a scrivere tra poco, però in questo caso mi aveva molto colpito il fatto che generazionalmente cambiasse molto il concetto di libertà. Ed è in effetti quello che accade non solo generazionalmente, ma anche a livello di contesti e di società, nel senso che la nostra idea di libertà non combacia necessariamente con un'altra idea di libertà. In effetti, quello che tu dici rispetto a questa tua esperienza con gli adolescenti 10 anni fa, chissà, probabilmente riverificabili anche adesso, io spero di no, ma non si sa, anche i genitori, diciamo, quei personaggi che hanno una funzione genitoriale, padre e madre, nello spettacolo, nel testo, quando Aner dice io voglio andare in Siria, il padre non dice no, a parte che questa ragazza va all'università, quindi diciamo dal punto di vista legale, maggiorenne, eccetera, però esprimono un estremo rispetto alle scelte della figlia. Sì, apparentemente. Esprimono, il padre dice fammi capire perché, cioè gli dice io non ti faccio fare una cosa di cui non capisco la motivazione, no? Come dire, legittimando al contempo, legittimando qualsiasi cosa a livello intellettuale. Cioè, se tu mi spieghi le tue ragioni, allora per me questa cosa può diventare comprensibile. Le dice lui. Ovviamente lei non dice che cosa vuole fare in Siria, infatti il padre fa delle supposizioni, dice vuoi fare volontariato, certo. Vuoi andare, quindi spostano, cioè, lui presuppone determinate cose che poi nel testo si scopriranno essere leggermente diverse, o almeno no, io faccio credere che siano leggermente diverse, certo. Diciamo così. Però no, esatto, che secondo me era quello che mi raccontavano questi ragazzi, cioè dei genitori molto aperti alla libera espressione dei figli e probabilmente neanche troppo consapevoli dei rischi che questa libertà dà, che cose di cui al contrario erano molto consapevoli i ragazzi, perché tanta libertà dà insicurezza fondamentalmente. Se io inizio a entrare nell'ottica che ogni libertà è possibile, cioè che io sono libero di fare effettivamente qualunque cosa, questo può dare enorme insicurezza. Le regole rassicurano, i limiti rassicurano, cioè e quindi
questa cosa in questi giovani veniva fuori particolarmente forte, probabilmente anche perché figli di una generazione che ha concesso, giustamente, perché sennò sembra che io sia una reazionaria, che ha concesso anche giustamente estrema libertà di espressione di fare quello che volevano. No, comunque, appunto, come dici anche con questa tua ultima battuta, sono temi molto, molto delicati e cangianti, per cui basta veramente poco per creare, no, magari anche una interpretazione falsa di un punto di vista dell'autore. Però, ritornando alla regia e all'interpretazione sulla scena, sono anche temi che consentono poi al teatro e alla teatralità un lavoro interessante di messa in scena, proprio perché per la ricchezza e proprio per questa loro natura mutevole e suscettibile a interpretazione, non solo di chi come Renzo ha fatto la regia o gli attori che hanno portato il proprio vissuto, la propria esperienza di artisti in scena, ma anche per lo spettatore che si interroga, che si pone tutta una serie di interrogativi e segue piste diverse attraverso questa sorta di indagine e di ricostruzione di un passato, di un vissuto che di fatto è pressoché impossibile, perché la realtà dell'esperienza c'è in parte preclusa, nonostante l'autrice aggiunga dei tasselli e ci faccia forse capire di più di quello che è successo. Quindi, insomma, è davvero un testo e uno spettacolo ricchissimi di spunti, e anche uno di quei lavori per cui lo spettatore poi, quando esce, si sente, come dire, anche invogliato ad approfondire un argomento, a riflettere su se stesso e sugli altri. Quindi, davvero, per chi non l'avesse ancora visto, chi è qui o chi è, ci sta seguendo attraverso Facebook, l'occasione di vederlo al Teatro Studio è davvero importante e preziosa. Renzo, tu vuoi aggiungere qualcosa? Perché altrimenti io chiederei alle persone qui se hanno voglia di aggiungere. Aggiungo solo una piccolissima cosa, che ovviamente perché sono dalla parte di qui e leggo il titolo. Che dopo la bella spiegazione di Francesca su tutta la questione, abbiamo tenuto il titolo in francese, qualcuno ogni tanto lo legge in spagnolo, ma in francese, ma per un motivo che Francesca ha spiegato meglio, è perché in tu sei libera avrebbe dato una connotazione al femminile, mentre tu è libera non ha genere, e quindi il concetto è molto universale, tu hai usato il termine. Era proprio per uscire dal dato, come dire, dalla messa in scena. Cioè, per dire che la libertà è qualcosa che appunto riguarda tutti e non ha a che fare, in questo caso tu è libera, non ha genere, non è tu sei libera, tu sei libero, come l'inglese, il francese e l'inglese in questo senso possono essere aperti a tutto, a tutti, no? E questo anche era in effetti significativo. La scelta del titolo è determinata dal fatto che il testo sia ambientato in Francia, ma anche molto dalla necessità di rendere il più generale possibile questa non domanda, ma anche domanda, perché volendo ciascuno di noi ci può aggiungere un punto di domanda a tua libera. Ma era legato anche al laboratorio, no? Tu avevi sia maschi che femmine, no? quando discutevi, e quindi tutte quelle opinioni mi venivano fuori certo, diciamo, sono temi ovviamente trasversali, direi, non solo per genere, ma per età e per qualunque tipo di segmento. La emuta del francese sul femminile allarga un universo. Sì. Bene. E c'è qualche domanda per Francesca o per Renzo? O anche Andrea, non so se c'è qualche domanda o commento no, però da Facebook. Ci sono tante reazioni, quindi magari adesso verrà qualche domanda. Grazie. C'è la domanda? Non glielo puoi dare, devi parlare, intanto ti sentiamo, se mai io la ripeto per la tua domanda. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi per questo approfondimento che secondo me è un completamento importante all'esperienza. Io ho visto lo spettacolo ieri sera, è stata una bellissima serata, a tutti gli effetti molto coinvolgente, un tempo a zero che si diceva catartica come esperienza, però credo che anche la struttura del teatro abbia aiutato molto, e infatti anzi è stato bello sentirvi parlare del rapporto messa in scena teatro, è più
un momento di drammaturgia, però secondo me era una curiosità che avevo. È uno spettacolo, secondo me, complesso, non così semplice, nel senso che è ricco di spunti e secondo me ha bisogno di più letture, di più momenti di riflessione per farlo arrivare. Infatti, alcune cose molto belle, senza fare spoiler, cose che mi sono portato a casa sono sicuramente il riferimento all'Iliade. È bellissimo anche questo invito a prendere una posizione, cioè a scegliere da che parte stare, dove bisogna stare oggi più che mai importante. Quindi la domanda del padre è molto ficcante. Mi è piaciuta moltissimo l'interpretazione del padre, perché secondo me ha dei tempi espressivi da politico di prima repubblica. Cioè, ho pensato, durante il spettacolo, mi piacerebbe molto oggi avere una figura politica con questa capacità. Diciamo Paolo Lorin. Non so, questa è una cosa molto personale. E la domanda vera è: il prodotto, lo spettacolo finale, il prodotto che voi vedete, che vivete, risponde esattamente a quello che era il vostro obiettivo, cioè è proprio quello che vi aspettavate uscisse, perché da un uomo della strada, da appassionato di teatro, la messa in scena e la regia mi hanno colpito un piccolo livello in più rispetto alla storia in sé. Cioè io, leggendo la sinossi, la locandina, tutte le riflessioni, sono arrivato con un carico di aspettative per le quali ho avuto bisogno di venire qua oggi per completarle. Cioè è come se toccasse tangenzialmente tantissimi livelli: storico, antropologico, sociale, psicologico e anche documentaristico, diciamo, senza scendere veramente in profondità in nessuno di queste colonnine, di queste tematiche, ma ripeto, è proprio una mia sensazione per la quale mi piacerebbe avere un confronto, cioè capire qual è, se è un problema di fruizione mio personale. Per quello dico, io dopo ho avuto voglia di venire qui per completare quello scavo psicologico, forse dato dalla recitazione, forse una recitazione necessariamente un po' più fredda di quello che dovevate, che doveva essere a causa di distanziamento, non lo so. Provo a risponderti. Sì. Però. Innanzitutto, se vuole andare a rispondere sul palco, se vi volete cambiare, perché altrimenti si sente solo l'audio. No, vabbè, tranquillo, mi siedo qua. Posso? No, se vi scambiate forse perfetto. Troppo vicino. Innanzitutto sei uno spettatore privilegiato che, come dire, a me fa molto piacere. Mi sarei meravigliato del contrario, cioè vale a dire, se ti fossi accomodato sulla lettura, non so dove hai letto qualcosa, no? Non ti avessimo spiazzato. Io penso che il teatro lavori proprio in questo senso qua. Non che devi dare il libretto di istruzioni, ma che in qualche modo lo spettatore per noi è una figura attiva. L'ha spiegato in un altro modo, su un altro senso, Francesca. Sì, noi siamo perfettamente contenti, anche perché, se non si fosse capito, è tanti anni che lavoriamo insieme. Forse adesso farà qualcosa d'altro, ma come con Federica Fracassi, insomma. E penso sempre che lo spettatore non sia un presole passivo dentro la questione, no? Ma sia un elemento fondamentale. La difficoltà, se vuoi, la regia è un delegato per un certo verso, per un tempo, ad un'autrice. Ma la fatica, se vuoi, è quella di, per cercare di rispondere, e mi fa piacere che sei venuto oggi, non puoi avere uno spettatore. Io ho uno spettatore numero uno, fra l'altro, che è qua seduto, ma devi rispondere a tanti, no? E se vuoi, al di là della qualità, del gusto, l'esito che mi viene anche dalla tua, tutto si impone per la necessità della domanda, fondamentalmente, e questo è il punto. A noi basta pungere con uno spillo, tutti, ed è sufficiente. Sulla recitazione, vabbè, qui ovviamente è un discorso lungo, sai, noi, il Covid non ha tolto niente, hanno fatto fatica loro,
Ma noi spesso togliamo il pathos, cioè i facili, come dire, convincimenti per lo spettatore, che sarebbe come dire non parlo mai di personaggi. E quindi lì c'è una scelta poetica, se vuoi, c'è una direzione agli attori e non crea proprio problemi per un fatto, per un orizzonte culturale nostro, ma da sempre loro così. Quindi dove tu risolvi qualcosa, diciamo, con l'appartenenza, perché l'attore, io la chiamo certe volte panna montata, non serve a niente, non serve assolutamente niente. Poi è tutto trasfigurato, è tutto freddo, se vuoi. E sposare tutti gli elementi, dalla lingua, dalla scrittura, dal testo, l'organicità per noi è una scelta poetica. Per chi non ha visto lo spettacolo è molto semplice, questi sono elogi, a me è quella là e quella ieri, no? Si può risolvere con le luci, o spesso buttiamo giù, non l'hai detto tu, lo dico io, buttiamo giù uno scatello, una sedia, no? L'atto drammatico è un po' come il kabuki giapponese, lo fai accadere dall'altra parte, non c'è bisogno che si azzuffino, in questo senso non ci ha creato grossi problemi. Certo che gli attori li complichi la vita, no? Perché distanziarli vuol dire, ma anche semplicemente sullo sguardo, creargli un problema di intenzione, di relazione, questo sì. Però il gusto, se non ho capito male, tu dicevi una freddezza, una durezza, un disegno molto schematico. Sì, cercavo di trovare in realtà una... Se non ho capito male è quella la direzione. Sì, sì. Un termine che io uso spesso con gli attori è non portarmi al quotidiano. Cioè se io litigo con te, non necessariamente mi metto a urlare. Cioè è un fraintendimento, se io devo fare il vecchietto dell'West, non necessariamente parlo come cliché, insomma, non lo so come parli, no? Quindi non so che tipo di reazioni hai. Nel non dare un'unica immagine, io preferisco asciugare e cercare di invece scolpire parole che restano, perché delegato vuol dire la messa in scena non deve depotenziare il senso del testo. Poi forse se posso aggiungere una cosa, dimmi se è corretto, sia tu Renzo che Francesca, questi personaggi sono quasi delle funzioni, sono dei ruoli, sia per come sono scritti, indicati, ma anche penso per come li abbia intesi il regista. E non c'è connotazione negativa nel termine no, ruolo? No, no, ma neanche quello di funzione, almeno dal mio punto di vista, tu parlavi di forma, ecco, quindi io... No, assolutamente, infatti quello che dicevo prima, come dire, la finzione è dichiarata nel momento in cui c'è l'autore. Cioè c'è un palcoscenico che è questa piattaforma gialla e c'è un autore che sta davanti a questa piattaforma gialla, quindi è dichiarata la finzione. E non c'è... sono molto ricchi questi ruoli perché sono stati arricchiti, come dire, dai singoli interpreti che hanno riempito la mia forma e anche la forma registica di Renzo. Ma sostanzialmente non è un testo basato sulla psicologia, cioè sulla, come dire, elucubrazione psicologica che porta a determinate riflessioni o relazioni. È un testo, se vogliamo, di ricostruzione. È un po' un giallo. Questa ragazza è partita 2 anni prima. Nessuno ha capito veramente perché 2 anni dopo qualcuno, la polizia, un giudice, l'autrice, il pubblico, chiede alla madre, il padre, il fidanzato, un'amica, se hanno qualcos'altro da dire per cercare di capire perché se ne è andata e che cosa può aver fatto in quei 2 anni. Questo è livello 1. Ed è il livello della storia, e questo sono sicura che arriva. Poi ci sono molti altri livelli che metto e anche che non metto, perché spesso mi capita di parlare con persone che mi dicono delle cose tipo quella che hai detto tu adesso, cioè ci sono tanti elementi che non vanno tutti in profondità che io non ho pensato, ma hai ragione. Perché c'è un elefante e io mollo lì l'elefante, poi c'è parlo di 7 cieli e mollo lì i 7 cieli, poi perché penso che sia spesso anche così, non tutto ha un inizio e una fine, questo neanche nella vita, e non tutto risponde a un meccanismo di causa e effetto.
è una cosa che è molto difficile spesso da accettare, ma è così. E quindi faccio confrontare il pubblico con questo, cioè non è necessario, sarebbe bello capire tutto, ma non sempre possiamo capire tutto, è un po' questo. C'è qualche altra cosa? Pasolini avrebbe detto quando lo spettatore, ma non è il tuo caso, è più spettatore dello spettatore. Sì. Oppure sotto una storia ce n'è un'altra e un'altra ancora, qual è la più fedele alla realtà? Capisci che lo spettacolo non può risolvere tutto, per quello che dicevo, lo spettatore è una parte attiva, non è lì semplicemente in questo tipo di spettacolo, non in tutti, non è una regola. C'è un'altra domanda? Sì. Ma io dico due cose banali, così poi ha più ragione lei. Uno, lo spettacolo è nato così, nel senso che quella distanza c'è, poi qui l'abbiamo dovuta forzare un po' di più, ma c'è. Il motivo, fra l'altro, che lei diceva, erano isolati perché tutti mentono. La mamma nasconde una cosa, l'altra una cosa. Quindi non è che io prima, forse mi ero spiegato male, non abbiamo fatto tanta fatica, però gli attori spesso poca cosa, uno sguardo, non ci sono oggetti, la difficoltà per loro che devono fare tanto con niente, quindi non è che abbiamo fatto fatica, hanno fatto molta più fatica loro, perché uno sguardo è importante, quindi uno sguardo più vicino è importante adesso, però lo spettacolo era quello, forse... No, io mi aggancio al tema della libertà, infatti mi ero già dimenticata la parte del... Allora, fammi chiudere. L'altra cosa importante, ma è per essere più universali, che è quello delle tue figlie, delle sue figlie, è un argomento mio registico, probabilmente lei, è il problema delle regole. Noi nasciamo culturalmente con il libero arbitrio, non so, mia nonna... qui forse c'è anche il problema di andare... Oltre tutte Francesca non lo tocca ovviamente perché si scatena un'opinione individuale legittima di tutti, ma tutte le tre leggi monoteiste nascono, Torah, Corano e la nostra, insomma, con l'esigenza di normare i popoli, con questo non sto dicendo connotazione negativa, allora era giusto
la sua osservazione, no? O prima io dicevo quanta libertà puoi concedere all'altro, perché è facile se non mettere le regole, no? Preoccuparsi vuol dire occuparsene prima, in questo senso buona cosa per le sue figlie. Dall'altra parte l'arte, e faccio due esempi, io posso parlare artisticamente di un amore tra un amore malato, l'arte ne può parlare ed è giusto che ne parli, perché sennò dall'altra parte rimane tutto dentro un perimetro. In questo senso intendevo dire anche lo spettatore fa un pezzo e Francesca non può parlare di tutto, giustamente, no, per rispondere anche a lui. Quindi ecco, questa è la cosa fondamentale, è la vitalità del teatro, che è ancora di più del cinema, e tanto per cinema. Scusa. Le volevo dire che questo è un appunto che esce spesso, perché è il punto del testo, cioè il punto del lavoro, che per me è un presupposto, ma capisco che possa essere messo in crisi. Cioè, ovviamente non siamo liberi di uccidere, siamo liberi di scegliere, è questa la differenza per me, nel senso che Aner è libera di scegliere. Infatti lo spettacolo e gli stessi personaggi e la stessa autrice, tutti noi, compresi il pubblico, vanno in crisi nel momento in cui iniziano a confondere qual è la scelta di Aner. Perché siccome non sanno dire qual è la scelta, cioè perché Aner ha scelto di partire, nel momento in cui gli atti che forse ha compiuto, perché io dico forse, cioè la ricostruzione, diventano sempre più terribili, mettono in discussione la libertà di scelta. Ma il concetto è che noi non decidiamo che cos'è la libertà di scelta. E tra l'altro la libertà di scelta, e che porta anche a un atto, cambia a seconda dei contesti. A un certo punto io dico, il tempo confonde i soldati con gli assassini. È vero. Perché se io adesso esco e uno mi spara, è un assassino. Ma se noi fossimo adesso chiusi qui dentro perché stanno bombardando, saremmo in guerra e quindi probabilmente saremmo legittimati a difenderci in qualche modo, difenderci e attaccare. Quindi dipende dal punto di vista. È quella la forzatura che io faccio, la forzatura di pensiero a cui tento di portare lo spettatore. Per cui no, assolutamente, non c'è una legittimazione dell'atto violento, c'è un dire, ma noi ci rendiamo conto di che potere abbiamo come esseri umani nel bene e nel male? Perché è quella la domanda, e probabilmente è anche quella che crea paura, no? Che giustamente dice, ma come? Allora stiamo dicendo che lei può, purtroppo può, per fortuna può fare anche altro. Diciamo che non hanno la pistola. Come dire, è il rischio della libertà. È il rischio della libertà, no? Essere liberi è qualcosa di rischioso. Tant'è che quando si vuole appunto aumentare la sicurezza, si aumentano le regole, in modo tale che tutti possiamo, come dire, seguendo le regole, mantenere al sicuro l'altro. Ma in potenza potremmo fare qualunque cosa. Quindi è questo è, è semplicemente, ma non tanto, però è il punto di partenza, cioè qualcuno è libero di scegliere. Noi sappiamo accettare un tipo di scelta che non comprendiamo. Accettare non vuol dire giustificare o avvalorare, vuol dire semplicemente contemplare. Tutto il resto, che adesso non spoilerò per chi non l'ha visto, soprattutto online, cioè tutto il resto che dico nel testo non è quello che sto legittimando, è come potrebbero essere andate le cose, a partire da una scelta di una ragazza qualunque, giovane, come qualunque figlia. Come giustamente diceva lei. Grazie. C'è qualche altra domanda? Né in sala né da chi ci sta seguendo via Facebook? No? Dico l'ultima cosa, certo, poi io vado in teatro. Renzo, vieni qua. Vieni qua anche perché poi abbiamo problemi. Per portarlo sull'attualità, tutto questo bell'argomento, e così
io poi devo andare e vi saluto e vi ringrazio. E in questo momento noi stiamo, per esempio, vivendo l'essere in comune, Covid, mascherina. E allora mi viene in mente Blanchot, l'essere in comune è l'esperienza, è il problema principale, è l'esperienza, è il problema. Quindi una piccola citazione di un argomento che forse ha spiegato meglio anche lei. E noi ne stiamo vivendo tutte le conseguenze in questo momento, no? Non ci può essere esperienza e problema, e questa è la scelta fondamentalmente. Più poppe è la libertà, non è star sopra un albero. Libertà e partecipazione. Esatto. Grazie a tutti. Io grazie Renzo su questa battuta gaberiana, io e su questa bella citazione di Blanchot. Salutiamo il nostro pubblico, salutiamo le persone, e davvero grazie.